τυχοανάπτυξη, επενδύσει, απασχόληση, που ενδιαφέρει πάρα πολύ και την Ελλάδα, η οποία χτίζει συμμαχίες, και Η Ευρώπη... συμμαχία του Νότου. Λοιπόν. Έχουμε σήμερα την, στην Κέρκυρα αυτή την σύμπραξη, αυτή την συνέργεια, αυτή την επικοινωνία της Ιταλίας και της Ελλάδας, λοιπόν. προκειμένου να διαμορφωθεί ένας καινούριος χάρτης, ευρωπαϊκός χάρτης. Και Πάμε να ακούσουμε με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Πάμε στη συνέντευξη. Presidente, siamo dalla televisione pubblica greca la ringraziamo a priori dell'intervista sono Labros Panagiotou faccio subito delle domande buongiorno, buongiorno. Io, siccome per me l'Italia è la seconda patria vorrei sapere il piano bilaterale si potrebbe migliorare la collaborazione sul settore economico e culturale tra Grecia e Italia Beh, noi facciamo a Corfù per la prima volta un incontro tra i due governi nella loro collegialità e credo che sia un'occasione esattamente eh, per andare in questa direzione. Intendiamoci: noi abbiamo dei rapporti politici eccellenti, abbiamo antichissime relazioni tra l'Italia e la Grecia, ovviamente, abbiamo grandi rapporti sul piano eh, commerciale: siamo contenti di essere il primo partner commerciale della Grecia, noi italiani possiamo fare ancora meglio dal punto di vista degli investimenti e dal punto di vista delle relazioni culturali. Il primo ministro greco Alexis Tsipras eh, durante l'incontro con il presidente eh, di francese eh, hanno parlato di necessità di un cambiamento dell'Europa, dell di un'Europa eh, umana, sociale, di un'Europa più democratica, più umana, ma questo che vediamo invece dell'umanità, noi eh, vediamo austerità, austerità, austerità. Sì, credo che eh, l'Europa sia un po' in, in un momento molto importante, come si dice un po' in un bivio per scegliere in che direzione andare. E la direzione dovrebbe essere abbastanza chiara, cioè finalmente eh, siamo usciti o stiamo uscendo da una crisi economica molto seria. Naturalmente il paese che è stato colpito più duramente da questa crisi è stata proprio la Grecia, ma anche in Grecia si vedono dei segnali positivi e adesso bisogna prendere l'occasione per cambiare eh, l'orientamento della politica economica europea. E quindi sono certo che innanzitutto i paesi mediterranei come l'Italia, la Grecia, ma anche la Francia, il Portogallo... La Spagna spingeranno per una politica che finalmente metta al centro il lavoro, gli investimenti, la crescita, che è quello che deve fare l'Unione Europea. Ipotetica la domanda: se fosse l'Italia eh, al posto della, della Grecia, eh, l'avrebbero ricatata nello stesso modo? Ma adesso la, la, la storia non si può fare in questo modo, certamente c'è stata una, una situazione in cui. Eh, alcuni ambienti europei hanno immaginato che la crisi eh, della Grecia potesse essere considerata un fatto non gravissimo, perché non era una delle due o tre principali economie europee. Era un errore. L'Italia è sempre stata convinta della necessità di avere eh, la Grecia nell'Unione Europea, ma questi sono problemi del passato. Oggi. I segnali sono positivi e su questi segnali positivi dobbiamo costruire. Alexis Tsipras viene invitato dai partiti di sinistra. La sinistra si deve ritrovarsi? Eh, vorrei, è, ora, è ora di coalizione dei paesi del sud per bilanciare l'influenza incobrante tedesca? Ma non si tratta tanto di, di bilanciare, si tratta di spingere nella direzione che oggi è necessaria. Eh, credo che chiunque guardi eh, obiettivamente alla situazione europea vede un continente che ha avuto eh, anni di grandi difficoltà a queste difficoltà si è data una risposta che a nostro avviso ha privilegiato troppo le regole della eh, contabilità piuttosto che quelle degli obiettivi di sviluppo però adesso la situazione è chiarissima oggi bisogna puntare sullo sviluppo e sulla crescita. E i paesi del Mediterraneo possono dare un contributo decisivo. Emigrazione e l'estrema destra. Emigrazione sulle spalle dell'Italia, della Grecia e della Turchia e dall'altra parte vediamo anche l'estrema destra. Ha paura più del Pepe Grillo, l'ho messo detto, o dell'estrema destra? Cominciamo dall'emigrazione. No, direi che paure eh, naturalmente non ne abbiamo. Noi rappresentiamo. L'Italia e la dinamica tra le forze politiche è assolutamente comprensibile. L'Italia ha una politica responsabile di accoglienza, di solidarietà. Abbiamo sa salvato decine di migliaia di migranti nella rotta del Mediterraneo centrale, Grecia. ne siamo orgogliosi. La, la Grecia si trova in condizioni simili. Altri fanno Quindi Italia e Grecia, e anche questo è uno dei contenuti dell'incontro di Corfù. Devono far leva sul ruolo che hanno svolto in questi anni per ottenere dei cambiamenti nelle regole europee. Non possiamo lasciare solo a due paesi il peso dell'accoglienza e dei flussi migratori. Lultima domanda, terrorismo. Vedo qua militare e carabinieri per strada. Ne siamo orgogliosi, bandiera, la, la scena questa. Eh beh, certamente c'è un allarme maggiore, non abbiamo minacce specifiche che riguardano l'Italia, ma purtroppo sappiamo che tutti. I paesi non possono ignorare il pericolo di minacce e quindi è bene che le nostre forze dell'ordine, le nostre forze dell'intelligence e in parte anche eh, con l'aiuto dei militari presidino le nostre piazze, i nostri luoghi pubblici che sono così belli, così visitati dai turisti e che hanno bisogno di sicurezza. Il suo messaggio per la Grecia perché ha perso negli ultimi anni il coraggio, i cittadini, soprattutto i cittadini del sud. Beh, che dopo che hai vissuto una fase così dura, difficile di sacrifici, quando si intravede una, una svolta e ci vuole ottimismo e spero che questo ottimismo sia condiviso anche in sede europea. La ringraziamo. Grazie.